Asco Trade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Allora, mentre la gente soffre e tira la cinghia, loro cosa facevano all'ANAS a Roma? Parlavano di ciliegie. Dice, quante ciliegie mi mandi? Soprattutto c'era una signora, la Dama Nera, infatti l'operazione della finanza è la Dama Nera, e le ciliegie erano le tangenti. E il procuratore della Repubblica di Roma, Pignatone, oggi parlando con i giornalisti, ha detto è una quotidianità desolante della corruzione, cioè lì era normale, arrivavano con le borse aperte, versavano i soldi e quindi sono stati arrestati imprenditori, funzionari e c'è anche un ex sottosegretario. Oggi tra l'altro si è iniziato il processo per il MOSE, è stata rinviata la prima udienza alla prossima settimana, ma poi parleremo anche dei cittadini che si difendono. Se vi entra qualcuno in casa, io sfido chiunque a dire che state lì così impassibili ad aspettare che questo faccia i comodi suoi. È successo a Vaprio d'Adda, un pensionato di 65 anni ha sparato, ha ucciso un ladro di 28 anni e polemiche a non finire, e ovviamente anche ieri abbiamo parlato del caso di Graziano Stacchio, anche quello di Hermes Mattielli che ha sparato i ladri e si è beccato 5 anni e 4 mesi di carcere. Ecco, bisognerebbe prima di parlare subire una violenza di questo genere. Una volta che si subisce una violenza di questo genere, cioè che si vede qualcuno nella propria abitazione, armato o disarmato, insomma c'è una certa differenza ma mica tanto, beh allora quelli che dicono non bisogna intervenire, non bisogna difendersi, parlino, perché altrimenti si parla così tanto per parlare. Ne parliamo stasera ovviamente, di nuovo aspettiamo i vostri sms anche in rapporto alla situazione sempre difficile delle famiglie, delle imprese, dei pensionati, perché tutto questo avviene mentre l'economia non riparte come si sta dicendo riguardo a una ripresa che sarebbe in atto. Ma insomma vi presento intanto gli ospiti di questa
puntata. Simone Vinicolo, che è un disoccupato, buonasera, lei viene da Marostica, sentiremo la sua storia. Poi parleremo anche con Beatrice Marini e con Gianni Marini, padre e figlia della pastoria Borgo Furo. Poi Mirella ci spiegherà bene di cosa si tratta, perché hanno a che fare queste iniziative con la nostra, tutta la nostra operazione, in qualche modo sono legate anche a noi. Mirella Tuzzato, ciao Mirella. Buonasera. Cosa c'è lì al centro dello studio? C'è un bellissimo cesto con tanti pupazzi per i nostri bambini che Sabrina ci ha mandato da portare al nostro banco solidale per la loro felicità, ed è giusto perché sono bambini. Grazie. Bene, bene, grazie Sabrina. Presidente della provincia di Treviso, Leonardo Muraro, grazie Presidente. Buonasera a voi, grazie. La provincia di Treviso ha dato, diciamo, i locali in cui si svolge il Banco Solidale, insomma, quindi ci ha dato e ci sta dando una grossa mano. Leopoldo Bottero, dirigente d'azienda, buonasera Bottero. Buonasera. Vicepresidente del Fondo per i Veneti Schiacciati dalla Crisi. Buonasera al sindaco di Mussolente, Cristian Montagnier, buonasera sindaco. Buonasera. Ed è qui con Loris Marin, un operaio chimico. C'è una situazione difficile per quanto riguarda il fratello di Loris Marin, quindi ne parleremo senz'altro. Tra l'altro ieri abbiamo visto il sindaco Montagnier in un nostro servizio della redazione di Bassano, perché lì c'è un problema che riguarda l'accoglienza dei profughi. Allora, io direi di partire questa sera con un servizio particolarmente importante, perché Filippo Fois è andato ad assistere alla consegna di un assegno da parte di Graziano Stacchio e di Roberto Zancan, che ricorderete protagonisti a Ponte di Nanto di quella sanguinosa rapina, che hanno consegnato questa targa a Hermes Mattielli, che aveva sparato dei ladri. Vediamo il servizio di Filippo Fois. Ci vuole un po' di ordine, come tutte le cose, ci vuole un po' di ordine. È arrivato il momento o aspettiamo che ci siano ancora altri morti? Io mi sento più vittima dello Stato che della malvivenza. Graziano Stacchio ed Hermes Mattielli, due uomini che si sentono vittime due volte. La prima di una malvivenza che non concede tregua. La seconda, quella che fa più male, di uno Stato che da un lato non offre difesa dalla criminalità, dall'altro persegue chi sostiene di avere agito per legittima difesa. Oggi il benzinaio di Ponte di Nanto, finito sotto inchiesta per aver sventato la rapina di un commando armato di Kalashnikov alla gioielleria Zancan, incontra il rigattiere di Arsiero, condannato a 5 anni e 4 mesi di carcere per tentato duplice omicidio volontario per aver sparato e ferito due ladri sorpresi a rubare nella sua azienda, dove, afferma, i furti erano all'ordine del giorno. Per lui, da Ponte di Nanto arriva un assegno da 2.000 euro, raccolti tra tutti coloro che reputano queste storie una profonda ingiustizia. Sono arrivati da tutta Italia. Noi abbiamo un esercito dietro di noi e non lo sapevamo. Stacchio, lei si commuove ancora pensando a queste cose? Mi lascia spazio. Mi hanno rovinato la vita e lo devo dire, mi hanno rovinato la vita. Però ho ricevuto anche tanta solidarietà, dicendo. Quella sicuramente, quella ti sostiene, quella ti dà coraggio, ti dà forza. Ma dopo, quando ti trovi solo a meditare e pensare a questi episodi, ti trovi un buco sullo stomaco. Hermes Mattielli è stato anche condannato ad un risarcimento danni ai due ladri, quantificato in 135.000 euro, una cifra che sostiene di non aver mai visto in vita sua, ma non ha dubbi su come questa e altre donazioni saranno impiegate. I soldi, se vengono raccolti per le spese processuali, mi sta bene, ma se vengono raccolti per risarcire quei signori lì, non li voglio. Lei non li vuole risarcire? No, assolutamente. Con Stacchio e Zancana ad Arsiero c'era anche Gio Formaggio, sindaco di Albettone, che da subito ha sposato la causa di un fondo in aiuto di coloro che vivono queste situazioni. Noi col comitato di Stacchio abbiamo già tirato su più di 20.000 euro, diamoci da fare socialmente, mettendoci anche le nostre facce da sindaco, e i soldi saltano fuori. Ma soprattutto è allo Stato che si chiede un impegno più concreto. Bisogna trovarsi in certe situazioni, bisogna trovarsi con un'arma puntata addosso, bisogna sentire i sibili dei proiettili che ti schivano, perché quella sera io pensavo che fosse l'ultimo mio respiro che facevo. Parole come pietre di Roberto Zancan. Vi dico subito che mercoledì prossimo alle 21.05 a Focus avremo qui in studio Graziano Stacchio, Roberto Zancan, Hermes Mattielli e Gio Formaggio, anche altri ospiti ovviamente, ma è una puntata dedicata a loro e alla legittima difesa. Presidente, allora,
Ieri abbiamo parlato del sindaco Bitonci, che ha proposto il patrocinio gratuito per chi dovesse essere processato per eccesso di legittima difesa. Lei come la pensa? Ma se iniziative ce ne sono tante, sicuramente tutte plausibili per andare incontro a questo fenomeno, che è un fenomeno che... odioso, perché quando una persona ti viene in casa, in un'azienda, più delle volte sono legati poi a delle sostanze stupefacenti che assumono quant'altro per avere più coraggio, per sentirsi immortali. E le violenze, proprio ieri abbiamo fatto acceso queste famose telecamere dopo il duplice omicidio di Gorgo Monticano, e bisogna dire che questo è uno Stato che non garantisce la sicurezza ai cittadini. L'autodifesa, ricordo bene, qualche anno fa l'allora deputato Luciano Dussin fece una legge, quando era il governo assieme al governo Berlusconi, che dava la possibilità che nella propria abitazione, nella propria proprietà, una persona potesse difendersi. Sono succeduti dei governi ulteriori e la cosa poi è andata a decadere. Io sono convinto che in casa propria, quando tu vieni affrontato da un ladro, trovi un ladro, una persona, prima di tutto non sai se è armato, non sai quale sia la reazione, non sai se ha una sciabola, se abbia un pugnale. Ma devo attendere e chiedere, mi scusi, lei è armato o non è armato? Magari questi vengono là, ti distruggono la famiglia, ti prendono, uccidono la compagna, la moglie o i figli, o violentano, fanno... cosa bisogna fare? È l'unica cosa, ma credo che sia anche naturale la questione dell'autodifesa. È un istinto dell'uomo quello dell'autodifesa. L'autodifesa comporta che io non vado a casa degli altri e gli altri non devono venire a casa mia. Questo è il principio assoluto. Una buona regola che hanno in America tu non vai in una proprietà altrui. Se vai in una proprietà altrui ti prendi le tue responsabilità, ma la stessa cosa succede anche in altri paesi dell'Europa. Per cui credo che noi dobbiamo smettere con questo buonismo. Io dico, sicuramente non dobbiamo armare tutte le persone perché possano farsi l'autodifesa, però sicuramente bisogna trovare delle condizioni affinché ci siano delle certezze di pena che siano esemplari per queste persone. Perché se noi guardiamo l'albanese che è stato ucciso ieri, aveva un curriculum vitae che era impressionante, era stato espulso dal nostro paese varie volte. Questi hanno anche l'arroganza di fregarsi di tutte le questioni, di tutte quante le violazioni che hanno fatto, di tutte le pene che hanno assunto da questo Stato, e vengono qui diridendo anche il nostro Stato, le stesse persone nostre. Per cui sicuramente io condivido che una persona a casa propria deve avere la possibilità di autodifendersi, la sua incolumità, delle proprie persone e anche la propria proprietà, perché è un bene la proprietà, costruito con sudore del sangue di decenni di persone, della famiglia e quant'altro. Allora, ha fatto bene a sparare dopo tre volte di visita dei ladri, io mi sarei comportato uguale, vedremo in futuro per noi tutti. E tra l'altro oggi abbiamo visto in televisione lo sfogo del pensionato di Vaprio Dada, che ha detto: ma cosa volete da me, che ho sparato dal basso, dall'alto, è la quarta volta che sono entrati in casa mia, al piano di sotto ci sono i bambini, mia nuora, mio figlio, mia moglie, e io mi sono difeso. E la stessa cosa più o meno ha detto all'epoca del ferimento di due nomadi che stavano rubando nel suo deposito di Ferivecchi, Hermes Mattielli, che appunto avete visto prima, che adesso sentiamo di nuovo, e che aveva detto: io ero esasperato, non ne potevo più di queste continue intrusioni, a quel punto ho aperto il fuoco, anche perché loro erano armati di spranghe. Vediamo Mattielli. Quella notte è suonato l'allarme, io mi sono alzato, mi sono recato nel magazzino che è là in fondo e me li sono trovati davanti e praticamente ho sparato. Dopodiché li ho visti per terra, visti per terra mi sono guardato bene dall'avvicinarmi e ho chiamato i carabinieri. È stato condannato a risarcire i due ladri di 120.000 euro. Sì, beh, è una cosa che per me non ha senso. Perché io 120.000 euro non li ho mai visti in vita mia, per cui non so dove le vanno a pescare certe scoperte. Che cosa pensa di questa vicenda? È una ingiustizia, si sente una vittima? È tutta una maniaria, no?
mangiano i magistrati, mangiano gli avvocati, tutti mangiano, no? E quel povero diavolo che viene derubato viene distrutto. L'azienda l'ha dovuta chiudere? Cioè, fame. L'azienda gliel'hanno chiusa? Sì. Perché gliel'hanno chiusa? E con dei... mi hanno chiuso per 9 mesi per indagini e poi mi sono arrivati dei verbali. Un verbale perché avevo del materiale fermo da più di un anno, un verbale perché per presunto inquinamento. Qual era il suo mestiere? Era con lievo ferro. Adesso come vive? Le galline, l'orto e così. Intervista di Filippo Fois. Mirella, anche questi sono veneti schiacciati, non so, non dalla crisi ma dalle leggi che non difendono i cittadini, ma insomma tutelano di più i malviventi, si dice, no? Questi sono i nostri veneti che hanno sempre lavorato in silenzio, pagato le loro tasse, fatto sempre i bravi, gli onesti, e si ritrovano dalla parte della ragione e dalla parte del torto. Perché? Perché non sono protetti da nessuno. Basta che guardiamo le grandi cause, i milionari vincono le cause, il povero Cristo, anche se ha ragione, passa dalla parte del torto, punto. Non andiamo oltre perché sennò apriamo un libro aperto. Quello che è il mio grande rammarico è che continuiamo a parlare, avete visto anche giovedì scorso e poi vedrete l'assegno dopo, di quella persona che ha avuto il coraggio di denunciare un fatto gravissimo, un'estorsione da parte della Guardia di Finanza di Mestre. Lei ha avuto il coraggio, però si ritrova ad oggi che non ha neanche un centesimo per mangiare perché ha perso completamente tutto. Allora qual è la nostra paura? Qual è il grande silenzio del Nord-Est che ci ha fatto ridurre così? È il nostro silenzio, la paura che ci facciano del male, non capendo che più noi stiamo zitti e più ci maltrattano e più ci calpestano. Per fortuna, io dico adesso, per fortuna, non perché io collaboro con Rete Veneta, ma lo dimostrano gli sms che ne arrivano, che c'è la nostra trasmissione che fa vedere i veneti, il popolo del Nord-Est, questo popolo laborioso che ha fatto diventare grande l'Italia, perché da qua è partito. Voglio che arrivi un sms che dica che non è vero questo. Il grande Nord-Est, quei nostri geni, quei nostri artigiani venuti su dal niente, neanche la terza media avevano, eppure hanno fatto delle aziende immense, meravigliose, che tutto il mondo ci invidia. Cosa è successo? Questa grande politica ha inventato la burocrazia. Allora, non contenti delle mazzette, delle ruberie, hanno inventato la burocrazia. Una burocrazia assurda, dominante, prepotente, che ha fatto che il nostro paese, dai primi della classe, non siamo neanche più l'ultimo. E non ne viene più fuori. Perché il paese ormai è talmente incancranito da queste mafie che abbiamo, Camorra, 'Ndrangheta, da questo ormai, ma tanto cosa mi fanno? Fanno la gara a chi ruba di più. Giustamente il magistrato diceva, tutti i giorni ne troviamo qualcuno, tutti i giorni. Ma non è che rubino noccioline, rubano i nostri soldi, quelli che dovremmo dare ai nostri anziani, ai nostri ragazzi, alla ricerca, alla cultura, portano via tutto. Perché? Perché non c'è niente che li possa fermare, non c'è niente che li faccia pagare. Cosa fanno? Rubano milioni di euro, si pagano 2 anni, 1 anno, poi gli prendono una casetta. Cioè, ma vi rendete conto a che punto ci hanno e guai chi parla? E allora cosa succede? Che la paura, hanno tentato di metterci questa paura di parlare. E ripeto, per fortuna che i veneti stanno alzando la testa e anche con le nostre trasmissioni raccontiamo le loro storie. Sono storie pesanti, storie strazianti di veneti bravi, non barboni, come io ripeto, non è stata una scelta di perdere tutto e di dire vivo all'aperto, è una scelta della crisi che ha distrutto. Perché ha distrutto? Perché c'era il grande business della Cina, dell'India, del Bangladesh, della Romania, di tutti questi paesi che hanno distrutto il nostro meraviglioso paese. Ma ce la faremo. Allora, cosa ci aspettano sti maledetti là di appartamenti? Prego, prende un caffè, no? Una bella scarica. Mirella, allora, tu citavi prima l'imprenditrice che era stata minacciata, intimidita e la cui azienda poi ha dovuto chiudere. Ma che ha resistito alla violenza e ha denunciato i suoi aggressori. E oggi le hai portato
un assegno del fondo per i veneti schiacciati dalla crisi. Vediamo il servizio con Mirella Tuzzato. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, oggi siamo in un paesino vicino a Treviso. Permesso, eccola qua. Ciao Nicoletta. Ciao Mirella. Avete visto chi è? E la mamma. Adesso vedo la Mirella. Ciao mamma. Ciao Mirella. Insomma dai, tanti intristi. Quanti anni? 81 quasi. Complimenti. Grazie, grazie a cattiveria che metti in vivo questo periodo qua. Così mi piace. La mia famiglia aveva un'azienda artigiana. Negli anni 90 si sono fatti avanti dei personaggi a chiedere soldi. E io ho fatto denuncia, ho fatto un esposto alla Procura della Repubblica. Dopo mesi di minacce di morte ci siamo accorti che erano 5 uomini della Guardia di Finanza. Sono stati processati, essendo incensurati hanno patteggiato, sono stati liberi e felici, mentre la mia famiglia ovviamente è distrutta economicamente, l'azienda persa, la casa persa e nessuno che difenda le persone oneste che combattono questi episodi. Io l'ho vissuta con i denti, con grinta, tutte e due, perché siamo state noi due praticamente che abbiamo tenuto proprio con i denti. Mio marito si è ammalato, abbiamo trovato della gente che veramente ci ha terrorizzati. Telefonavano di giorno, telefonavano di notte, mi dicevano che le figlie salivano in treno, le buttavano giù con la testa. Una cosa veramente terrificante. Ti abbandona lo Stato, ti abbandonano i parenti, ti abbandonano gli amici. E tu con dignità tieni con i denti e cerchi di racimolare tutto quello che puoi. Gli abitanti di questo Stato, quelli che pagano le tasse, quelli che sono qui da 80 anni come me e anche altri, vorrebbero essere protetti di più, anziché proteggere i briganti e gli assassini, come succede tutti i giorni, di proteggere anche noi. Grazie. Ecco qua, questo è l'assegno dei telespettatori di Rete Veneta. Grazie, il mio amministratore, grazie. Questo assegno io so che a Nicoletta serve tantissimo perché inizia il freddo e questa mamma, Nicoletta pensa sempre alla sua mamma, non può stare al freddo. E perciò ha detto: cosa faccio io adesso, Mirella, che non ho i soldi per riscaldamento? E noi come possiamo lasciare una nonna così in gamba al freddo? Non esiste. E allora ecco che la grande famiglia di Rete Veneta anche questa settimana è arrivata qui in questa casa ad aiutare queste due coraggiosissime donne. Io ringrazio Rete Veneta che vedo da anni e che non avrei mai creduto di trovare persone come voi, ecco. Io ringrazio Rete Veneta, la Mirella, i telespettatori, amici di tutti noi che ci aiutano ad andare avanti. Insomma, sembra un film dell'orrore, no? Leopoldo Bottero. Ma diciamo che due cose, ha ragione la Mirella dicendo non ce la faranno a schiacciarsi, cioè ci provano ma ci rialziamo. Ha parlato il presidente della provincia di Treviso e ha detto delle cose molto autorevoli che condivido. E d'altra parte, cosa volete dire? Quando uno entra in casa è un istinto basilare quello di difendersi. Quando c'è la crisi si cerca di risolverla, solo che noi stiamo camminando con una palla al piede che è lo Stato, che non sa più cosa inventarci per taglieggiarci. Questa cosa della impossibilità di difendersi a casa propria è proprio il massimo, cioè questo non mi viene in mente nessuno Stato che abbia un comportamento del genere, delle leggi del genere. Dappertutto si parte dal presupposto che chi è a casa sua è a casa sua e chi è entrato senza essere invitato è quello dalla parte del torto. Adesso faranno il processo a questo signore che giustamente l'hanno condannato a 5 anni e 120.000 euro che ne ha mai visto. E quando lui lo vincerà, perché alla fine gli tocca farlo vincere, non possono condannare uno che si è difeso a casa sua, chi è che pagherà il suo risarcimento? Stacchio, che ha dovuto rispondere al fuoco, perché non dimentichiamoci che lui ha risposto al fuoco, deve guardarsi dallo Stato e magari anche dalla famiglia di quei signori lì. Qui manca qualcosa di importante, cioè a ogni diritto corrisponde un dovere, ma a ogni dovere corrisponde un diritto. Il rischio che si vada verso l'imbarbarimento c'è quando lo Stato manca. Quando li prendono e li mettono fuori,
Ma a me, io non voglio sapere qual è la scusa, dice perché si sta stretti in prigione, non lo so, cioè si sta stretti in prigione, se non vai a rubare non ti ci mandano e stai largo, cioè questa gente qui è pericolosa, che poi si portano dietro questa nomea alla loro classe di persone, a tutti i nomadi, a tutti gli albanesi, a tutti i rumeni, che non è bello neanche questo perché fa partire anche del razzismo che non è mai positivo in una società. Non lo so, io ho perso da tempo la fiducia in questo Stato e ho detto che il nostro futuro non può altro che essere un'indipendenza della nostra nazione veneta, perché almeno ci capiamo sulle cose che vogliamo fare, che a me non pare, cioè a volte mi guardo allo specchio e dico ma sono un genio io che ho capito queste robe qua, cioè non le capisce nessuno, che uno a casa sua deve difendersi, che pago le tasse perché i soldi vengono usati per certi motivi, che uno quando ha fatto un reato va in prigione con la certezza della pena, che la prigione deve servire per rimetterlo nella società, se ce la fa, che uno che viene qua dall'estero per delinquere va rimandato a casa sua, a spese sue possibilmente, cioè mi paiono cose molto, molto normali, insomma. Poi è chiaro, questo modo di fare, e non parliamo poi adesso dell'immissione dei clandestini, che qualcuno spaccia per asilanti, ma sono clandestini, cioè voglio dire, chi chiede l'asilo va bene, ma si può fare anche presto a capirlo, chi viene da certi paesi non può chiedere l'asilo politico, insomma, no, non ha senso. Mi pare che siano molto concentrati a Roma sul fregare i soldi agli enti locali e sul dire che la crisi è passata. A me fa piacere che sia passata la crisi, vorrei sapere dove, perché ho una riga di persone che cercano lavoro che mi dicono ma lei non sa... Ragazzi, se è partita sta roba qua, non passano di qua, ditemelo, perché io ho un sacco di gente seria che cerca lavoro. Allora, il ruolo della magistratura è evidente sui casi di autodifesa, una vergogna, sono davvero già centinaia. Sono fuori di melone, scusatemi, cioè non ha nessun proprio. Non... Però è vero che magari possono essere i magistrati, però guarda, okay, i magistrati applicano le leggi. Sì, sì. Cioè il problema è del Parlamento che non legifera delle leggi che diano la possibilità al cittadino di difendersi. Questo è il grosso problema. Stanno al potere solo per pensare come spennare gli italiani, a loro interessa solo il denaro della gente. Ho questa impressione qua anch'io. La cosa sconvolgente però è che in primo grado era stato condannato a 10 mesi, insomma, no? Che se non altro dice sono 10 mesi, ma 5 anni e 4 mesi in secondo grado, poi ci sarà la Cassazione assolto e nel frattempo assolto, non è detto, magari lo condannano, ma nel frattempo ha subito quello che ha subito. Allora andiamo a Padova, prima di sentire il sindaco di Mussolente, e vediamo il sit-in della Lega capeggiato dal sindaco Bitonci, che ieri ha proposto il patrocinio gratuito per chi si trova nella condizione di doversi difendere, per chi dovesse essere processato per eccesso di legittima difesa. Vediamo il servizio. La Lega sta con chi si difende, lo slogan che ha richiamato tutti i militanti del Carroccio davanti al Tribunale di Padova per manifestare solidarietà ai cittadini che stanno affrontando un processo dopo aver sparato ai ladri entrati nelle loro abitazioni per rubare. L'ultimo è il caso del pensionato di Vaprio Dadda che ha ucciso un ladro albanese, sorpreso in casa. La manifestazione a Padova, come in altre città d'Italia, che hanno risposto alla chiamata del segretario federale Matteo Salvini. In prima fila il sindaco Massimo Bitonci, che proprio nelle scorse ore aveva lanciato la proposta di sostenere il patrocinio gratuito per chi spara per difendersi dai ladri. Io come sindaco ho richiamato una norma regionale della Regione Lombardia che offre il gratuito patrocinio per questo tipo di casi, e penso che anche gli amministratori locali, quando succede nel proprio comune, debbano dare disponibilità anche economica, quindi io offro anche la mia disponibilità economica, al di là che potrebbe farlo anche direttamente anche il comune, però io penso che come amministratori dobbiamo dare una mano in casi di questo tipo. Bisogna sollecitare una revisione della norma sulla legittima difesa, sostiene la Lega Nord, che chiede subito al governo di fare qualcosa. Noi vogliamo dire chiaramente che va rivista la norma sull'eccesso di legittima difesa. Il tema non è la liberalizzazione delle armi, ma il fatto che uno possa difendersi in casa sua, è un tema ben diverso. Diciamo a tutti questi signori che sono soprattutto venuti da fuori e che continuano a perpetrare comunque furti e violenze nelle case dei nostri cittadini, che i nostri cittadini adesso hanno deciso di difendersi e difendersi anche bene.
Servizio di Valentina Visentina, e questo era l'assessore all'agricoltura Giuseppe Pan. Allora, il sindaco di Mussolente, Cristiano Montagnero, sindaco di un paese di 7.000 abitanti, ovviamente i problemi di tutti i sindaci, c'è anche, l'altra sera abbiamo visto un servizio in cui lei parlava della presenza di profughi, ne avete 4 per ora, quello che tutti i sindaci temono è che ne arrivino così imposti dall'alto senza che ci sia un preavviso. Qual è la prospettiva in questo momento? Diciamo che proprio questo discorso dei richiedenti asilo, dei profughi, è evidente che nei mesi scorsi anche il prefetto ha chiesto ai sindaci dei pareri. Noi anche come conferenza dei sindaci nel Bassanese abbiamo effettivamente chiesto che dobbiamo essere i primi ad essere avvisati di chi arriva, di chi non arriva, ma proprio anche per riuscire a gestire quello che è l'ordine pubblico, riuscire a gestire la sicurezza del nostro paese, perché noi siamo i primi che dobbiamo dare la sicurezza ai nostri cittadini rispetto a questo. Diciamo che ad oggi chi è ospitato attraverso una cooperativa nel nostro paese, ad oggi così, non ha dato nessun tipo di problema. È vero anche che noi con la nostra polizia locale, la polizia nord-est vicentino, stiamo dando un servizio di sicurezza, perché ogni sera, ogni giorno c'è sempre una pattuglia che passa, fa un passaggio, ma proprio per rassicurare gli uni e gli altri. Sì, prima si diceva dell'autodifesa, è vero, ognuno che si sente privato della propria proprietà, perché viene derubato, perché entra qualcuno, si diceva prima, non invitato, è logico che la paura fa fare brutti scherzi molte volte e si comincia evidentemente a alzare la testa anche in questo senso. È quello che ci viene chiesto, che viene chiesto a me come amministratore, di dare sicurezza, perché forse è l'unica cosa che attualmente, rispetto alla crisi di valori, alla crisi di soldi, è l'unica cosa che una persona si sente di avere, quella della sicurezza. Quindi noi primi cittadini, noi gli amministratori siamo obbligati a darla, dobbiamo darla, dobbiamo stanziare anche molti soldi che lo Stato da una parte ci toglie e dall'altra ci dice devi dar sicurezza. Sì, ma se nel bilancio non sai come bypassare il patto di stabilità, non sai come ti chiedono la buca, la devi fare, perché poi ecco, noi a Mussolente stiamo tentando veramente di investire sulla sicurezza a 360 gradi, quindi sicurezza stradale e altro, però chiediamo, e ritorno a quello che dicevo anche ieri nel servizio, chiediamo veramente che di essere informati per primi nel caso di richiedenti asilo, perché a casa nostra dobbiamo riuscire a capire cosa succede, soprattutto noi che siamo i primi responsabili, soprattutto per i cittadini che ci pagano IMU e TASI e che quindi devono assolutamente rivedere i loro soldi investiti nel territorio. Un territorio che deve essere sempre migliore, sempre più sicuro, ma soprattutto un territorio che deve dar loro la sicurezza in una proprietà privata che molto spesso si sono costruiti in una vita da artigiani, da operai, da imprenditori, da professionisti, da quello che si vuole. Però difendere la propria proprietà diventa evidentemente la cosa principale. Ecco, sindaco, lei dai dati che ha, per quanto riguarda i reati a Mussolente, sono aumentati i furti, cioè i reati contro il patrimonio, le persone, le aggressioni, che dati avete? Ma allora, diciamo che ad oggi non sono aumentati, diciamo che da un anno e mezzo a questa parte sono magari anche, se vogliamo, diminuiti. Questo anche è frutto di un lavoro fatto di messa in sicurezza del territorio, ricordo la convenzione che abbiamo fatto con la Polizia Nord-Est Vicentino, e quindi investendo anche sul territorio dal punto di vista di polizia e la collaborazione con i carabinieri e con la Polizia di Stato. Così un attimo, ho messo una tabella davanti al mio cancello che dice: se ti trovo in casa per rubare ti ammazzo, la fossa è già pronta per seppellirti, ora decidi tu. Ci dica anche dove è collocato, così magari facciamo un servizio e la veniamo anche a intervistare. Sindaco, grazie, poi ovviamente ci torniamo e poi parliamo anche del fratello di Loris Marin, che è un suo concittadino. Allora, lasciamo le cose migliori
alla fine, Mirella, come facciamo di solito. Sentiamo prima un'altra storia di disoccupazione con Simone Vinicolo. Allora, ci racconti un po' cosa è successo. Niente, io sono un ragazzo che poi è da Malostica e ho fatto i miei lavori, dopo un po' ho lavorato, però alcune ditte venivo pagato o non venivo pagato, sono andato un po' giù, ho fatto il trasportatore per 10, 11, 12 anni. Dopo da là sono partito anche una volta con un camper, mi sono messo per strada e non ho mai trovato niente. Sono rientrato, ho trovato lavoro, però sto lavoro mi pagavano e anche no. Io ho mio papà pensionato, devo vivere, non ce la faccio più neanche a pagarmi l'assicurazione della macchina, non ce la faccio più a muovermi, è da un anno e mezzo che non ce la faccio più a muovermi, sono in cerca di lavoro e ho bisogno di una mano, qualsiasi lavoro disponibile che c'è. Senta, lei deve quindi accudire suo padre, poi ha famiglia, moglie, figli? Mia mamma purtroppo se n'è andata. Quindi no, comunque non si è sposato, non ha figli, insomma, non ha da mantenere. No, per il momento no. Va bene, senta, dove lo cerca? L'ha cercato ovunque questo lavoro, immagino, no? Sì, ho cercato, però ultimamente mi trovo talmente in difficoltà che non riesco neanche più a muovermi da casa, non riesco neanche a fare il biglietto del pullman per muovermi, non ho neanche la bicicletta per dirti, quindi... Certo. Quindi, per esempio, anche con le cure mediche non può far fronte, dovesse avere problemi non può curare. Posso, se per caso mio papà dovesse star male, non riesco neanche a portarlo all'ospedale. Allora, sono stato in un centro commerciale di Conegliano e mi sono reso conto di quanto siamo invasi da stranieri di tutto il mondo, torno volentieri a Verona. Drammatica la situazione in Slovenia, pensate che in 6 giorni sono entrati 34.000 profughi, da sabato ad oggi sono 34.000 profughi in Slovenia, la Slovenia ricordo alle porte del Friuli Venezia Giulia, questi non riescono ad andare in Austria, non possono tornare indietro, sono imbottigliati lì, non si sente dal governo, dal ministro degli interni, dal presidente Serracchiani una parola per sapere che cosa pensano di fare se decidessero di spostarsi ulteriormente verso Friuli Venezia Giulia. Allora, Mirella, raccontaci tu, parlaci tu della pastoria di Borgo Furo. Che cos'è, cosa fate assieme, come mai sono qui Gianni Marini e la figlia Beatrice? Allora, l'idea dopo questi 2 anni tremendi di crisi, di suicidi nel nostro Veneto, di persone per bene che hanno lasciato famiglie, mogli, bambini, figli, volevamo lanciare un messaggio di pace, di serenità, di fraternità. E trovandomi su questo meraviglioso posto che è la provincia di Treviso, il Parco Stoga, che non finirò mai di ringraziare il presidente Muraro che mi ha dato questa grande possibilità di aiutare le persone in difficoltà. E se non ci fosse stato lui, difficilmente la Mirella avrebbero dato qualcosa e lui ha capito forse da persona sensibile che era il momento di agire. Con la fortuna di avere questo ex teatro che non c'era niente dentro, non ho chiesto più di tanto e abbiamo iniziato assieme con la grande famiglia di Rete Veneta a fare questo percorso. Pensi direttore che ieri abbiamo avuto 30 famiglie in più, 30 nuclei familiari del nostro territorio che sono venuti a prendersi la borsa della spesa e da vestire, perché sono persone che hanno perso tutto. E allora mi è venuta questa idea di fare il presepio più grande del mondo all'interno, ci proveremo se non altro, all'interno di questo meraviglioso parco. Perché? Perché basta, non ne possiamo più, dobbiamo respirare, far respirare i nostri anziani, le nostre famiglie, i nostri bambini. Io li vedo anche quando vengono, anche l'altro giorno, al freddo, eppure hanno la necessità di portare a casa qualcosa, di avere un gioco.
E allora mi sono guardata un po' attorno, ma è molto difficile. Quando vuoi fare qualcosa è molto difficile che ti seguano. Il presidente Muraro lo sa. E allora ho chiesto un po' in giro. E naturalmente chi poteva dirmi di no? Il grande Gianni Marini, che è il presidente della pastoria del Borgo Furo, che forse prima ancora di me ha iniziato a fare un percorso di solidarietà, di serenità. E lui mi ha detto, io ci sono Mirella. E assieme a lui ho trovato un'altra grande associazione nostra, che è Franco Grespan, gruppo folcloristico trevigiano, che mi ha detto guarda che ci sono anch'io. Noi partiamo. Poi lascio la parola a Gianni per spiegare cos'è questa importante iniziativa e associazione del nostro territorio, della nostra gente, delle nostre tradizioni e spero di riuscire. Se non riusciremo, non importa, però almeno ci abbiamo provato, abbiamo messo la faccia, non chiediamo più di tanto e tutto quello che riusciremo a prendere sarà per aiutare le nostre famiglie venete a pagarsi il riscaldamento, a pagarsi le cure mediche, a pagarsi le bollette maledette che tutti parlano ma che nessuno paga, a pagarsi l'acqua perché attenzione sta arrivando il freddo e io spero, adesso lascio la parola, so che il Presidente, non chiederemo soldi alla provincia Presidente, chiederemo solo gli spazi e quello che potrà venirci incontro, non di più, però sono sicura che ci sarà un momento di unione tra di noi, ma soprattutto le persone che ci stanno ascoltando, che il messaggio è molto forte e molto importante. Allora, adesso Gianni lascio Marini, la parola. Presidente della pastoria Furgo, è dov'è? Parco Storga, noi, Cile. Però lui è un'altra cosa, sì. Sì, noi, il nostro gruppo intanto accetta volentieri il discorso che mi ha proposto a Mirella, perché siamo anche un po' predisposti per queste robe qua. Ieri, manca domenica scorsa, in Piazza dei Signori, per raccogliere dei fondi insieme con altri che erano anche altre associazioni per raccogliere dei fondi per l'Adobar per esempio, però quando mi ha proposto questa roba ho detto madonna se si capita giusta, perché proprio il nostro gruppo è nato nel 1988 proprio sulle feste natalizie, quindi sono pochi dei anni che lavora, è nato 5-6 persone suonando le zampogne, i baghi, i piferi. E quindi questo è il Natale, mi è sempre tanto piaciuto perché non so che sarà il clima, che sarà, non so, le lucette, queste persone, questo presepi. E quindi da Asa è nata il nostro gruppo che dopo si è ingrandito, dopo magari a Beatrice vi conta una cosa che fermo come bai, però siamo nati così facendo dei presepi. E quindi quando che Mirella mi ha proposto questo, bene, eccoci qua, siamo pronti a partecipare, anzi faremo da interprete anche altre associazioni per fare una staffetta su quel giorno che decideremo di farlo. Mirella, se dopo terminassi potremmo fare anche sensibilizzare anche aziende che chi che caro vestisse in costume che giorno è anche se posto un capriori, quindi porte aperte, brava, è una grande famiglia, uomo giusto al posto giusto scelto. Mirella, Beatrice Marini, voi ovviamente insomma siete a contatto con il mondo della solidarietà, no? Il folklore spesso si abbina anche alle persone che hanno bisogno, insomma ci sono tante iniziative, cosa vede dal suo osservatorio da questo punto di vista? Allora, il gruppo folcloristico è un'associazione dove ovviamente no profit, noi lo diciamo sempre, la nostra paga sono gli applausi, i sorrisi delle persone. E allora ben venga aiutare l'associazione della Mirella, perché per noi è un onore questo. Quindi aiutiamo ben volentieri regalando i nostri sorrisi, quello che sappiamo fare, i balli, i canti ispirati agli antichi mestieri, riproponendoli appunto con le danze, con le musiche allegre. Ci tengo a dire brevemente che anche noi nel nostro piccolo siamo 40 persone, però anche noi tra di noi ci aiutiamo, c'è chi ha lavoro, qualcuno non ce l'ha e allora io lo vedo questo, c'è chi magari ha dei sacchi di vestiti che non usa più, allora li passa a qualcun altro, anche tra di noi c'è una forte solidarietà. Bene, bene, complimenti. Ecco, poi vorrei dire, Mirella, no, che noi parliamo di noi, ovviamente, diciamo quel che facciamo, non dobbiamo mai dimenticarci che sono migliaia le persone, i volontari, le associazioni anche piccole, no? Poi ci sono i grupponi, ci sono le grandi onlus, poi ci sono privati cittadini che non si fanno vedere, non si sentono. Io ho visto al Tronchetto una sera
una signora che si è avvicinata ad un clochard, una persona che dormiva per terra, ha portato coperte e nel silenzio, era mezzanotte e mezzo, no? Un freddo cane. Solidarietà. Ecco, dico, c'è davvero una moltitudine di persone a cui veramente bisognerebbe fare un monumento. Ah, sì. Allora, io direi, parliamo ancora di profughi, perché a volte succedono delle cose strane. A Cesuna, sull'altopiano, sono arrivati dei profughi. Cos'è successo? È successo che hanno detto, noi non vogliamo stare qui e soprattutto vogliamo dei cibi locali, cioè dei cibi africani e qui abbiamo freddo. Allora Nicola Finco si è arrabbiato e ha detto, allora se volete stare al caldo, volete mangiare cibi africani, tornatevene a casa. Sentiamo il capogruppo della Lega intervistato a Bassano del Grappa. È vergognoso quanto accaduto ieri sull'altopiano di Asiago, dove abbiamo visto che purtroppo non stiamo accogliendo dei profughi, non stiamo accogliendo le persone che scappano dalla guerra, ma stiamo accogliendo dei clandestini, gente che si lamenta per il cibo, gente che si lamenta della location dove sono ospitati, delle camere e quant'altro. E il secco commento del leghista Nicola Finco, che interviene sulla protesta dei profughi che, dopo aver preso un autobus in altopiano senza pagare il biglietto, si sono diretti in prefettura a Vicenza al grido «la pasta non è buona, vogliamo cibo africano». Queste persone, secondo noi, devono essere prima di tutto inserite all'interno dei centri di prima accoglienza. Sono i centri che purtroppo il governo negli ultimi anni ha tagliato, ma soprattutto quello che noi chiediamo è la verifica dello status di profugo in breve tempo. Quello che chiediamo è ovviamente rimpatri veloci, perché circa il 90% dei richiedenti asilo non è assolutamente diritto. Già la notte prima i profughi avevano acceso due falò all'esterno dell'albergo di Roana che li ospita, protestando per la mancanza d'acqua calda e riscaldamento e per il cibo che non gradiscono, preferirebbero un menù africano. Dopodiché è stata la volta della sortita in prefettura. Abbiamo milioni di italiani che vivono in situazione di povertà assoluta e non hanno alcun aiuto da parte dello Stato. E vedere queste persone che fanno anche gli arroganti e che si lamentano, certamente sono segnali che danno molto fastidio e che necessitano ovviamente di un intervento serio da parte degli istituzioni. Presidente. Da parte delle istituzioni, è un'istituzione che lui è giustamente come lo sono io, come sono tanti, il problema è sempre quello del legislatore e del sistema, perché io chiedo, in un paese democratico, e la Svizzera credo che sia un paese democratico, quando c'era il problema dell'invasione, delle migrazioni da parte di altre realtà europee per trovare lavoro là, hanno fatto un referendum, la gente ha detto sì o no. Ma per quale motivo noi, con quei costi che ci costano questi profughi, non c'è nessuno che dice, che chiede che ci sia fatto un referendum al popolo italiano per se condividono o no questa politica? Primo, io ne vedo parecchi di questi ragazzi, perché vediamo anche, adesso abbiamo visto su qualche centro, cioè questi non è che siano profughi, questi sono ragazzi che la stragrande maggioranza sono di ragazzi che va dai 18 anni, 17 anni, perché è difficile anche quantificare l'età perché non hai documenti e quant'altro, fino mediamente a 30 anni. Non è che vedi persone anziane, non vedi tante donne, se no non hai visto magari Slovenia, Ungheria, quelle parti là, qualche bambino, ma la stragrande maggioranza sono dei ragazzi anche ben costruiti fisicamente. Questo è proprio vero, questo non è un problema di profughi e cosa pagano per venire qui nel nostro paese o per venire in Europa. È un problema che è una epidemia mondiale che forse noi non si pensava qualche anno fa, però alla dimostrazione che siamo un paese, e non solo il paese Italia, ma credo anche l'Europa, che non è preparato ad affrontare questo fenomeno che fino a qualche anno fa non si pensava. Adesso arrivano tutti dalla Macedonia, Grecia, Macedonia, Albania, passano, arrivano in Bosnia, salgono Croazia, Slovenia, dove arrivano? Là abbiamo delle realtà che sono un po' più serie, tipo l'Austria e quant'altro, e verranno sicuramente qua perché poi tenteranno di andare su per la Francia o per andare su per altre realtà. Il problema è che la grande preoccupazione credo che dovrebbe affliggere anche i nostri governanti, chiamo i politici, dico sono coloro che sono i legislatori, quelli che creano le leggi, perché io sono un amministratore, io amministro in base alle leggi italiane e faccio un'amministrazione in base a quello che mi è consentito, non posso provocare o votare qualcosa che non sia
una legge che può dare, cambiare questo fenomeno. Se noi non cambiamo questo fenomeno, è un fenomeno che sicuramente ci travolgerà e in maniera anche molto, credo, dura per noi, perché non siamo preparati a questo, perché sono tutti dei ragazzi che sicuramente avranno anche delle forze e sappiamo che anche il loro concetto di religione è molto diverso dal nostro, ma soprattutto sono anche nell'aspetto dell'economia di antagonisti a quel signore, non mi ricordo il nome, scusa? Vinicolo, si chiama Vinicolo. Vinicolo, che cerca un lavoro. Sono antagonisti anche a questo, cioè noi abbiamo anche una disoccupazione molto elevata, fra le più alte d'Europa, con queste persone che vengono qua, adesso diciamo facciamo i lavori socialmente utili. Illegale. A parte la legalità in un momento di emergenza può anche essere, ma però togli spazio a uno che è in cassa integrazione, qui deve dare 800 euro al mese in cassa integrazione e non fa niente perché arriva questi signori che vanno a pulire le strade, i fossi dei comuni, cioè non gli rendi, allora ghettizzi l'italiano che ha lavorato per dare una mano a questi ragazzi, questi signori che vengono qua. Io credo che la Germania in questo abbia dimostrato con saggezza anche, forse con furbizia, che loro si sono portati a casa ingegneri, si sono portati a casa dottori, siriani, la buona parte dei siriani con inserimento mirato, e a noi continuano a lasciarci la feccia. Ma però la feccia in termini buoni, non vorrei che poi sollevare un altro terremoto, ma insomma le persone che non hanno meno professionalità rispetto ad altri, che non hanno un'abitudine al lavoro. Ma questo fenomeno, con tutto quanto se ne sta dicendo questi da qualche 2-3 anni, l'emergenza non è un'emergenza, è una pianificazione fatta da potentati economici su questa invasione di persone, perché possono creare un'economia queste persone e noi stiamo subendo ancora una volta in presenza di uno Stato che si arroga il diritto di decidere per nome e per conto dei cittadini. Allora, Casso, provincia di Pordenone, qualcuno diceva prima, certo, 20 abitanti, se ho capito bene, 15 profughi o viceversa. No, 15 abitanti, 15 abitanti, 20 profughi. Salutiamo tutti gli abitanti, i 15 abitanti di Casso. Allora, Casso è una storia? Lo so. Cioè, bisognerebbe ricordare la tragedia di Casso, Erto e Vajont, ragazzi, stanno distruggendo anche queste nostre realtà. La grande onda che investì quel paese. Salutiamo, insomma, il sindaco Erto, di Erto e Casso Pizzin. Saluti da Siero Pizzin, poi anche Mauro Corona, già che sì. Ci siamo, no? Che è di quelle parti, anzi speriamo che venga una sera in trasmissione. Venerdì sera parleremo di Campolongo Maggiore con il suo sindaco, perché la casa bunker di Felice Maniero, come sapete, è stata confiscata, adesso diventerà anche sede di iniziative legate alle start-up, quindi diventerà sede di ragazzi, di sedi di ragazzi che si mettono a fare innovazione. Ma a parte questo, vediamo i padovani cosa dicono, torniamo alla proposta di Bitonci del patrocinio gratuito, sentiamo i padovani e poi torniamo dal sindaco di Mussolente, da Leopoldo Bottero, e ovviamente parliamo subito di Loris Marin e di suo fratello. Vediamo Padova. Dopo il caso di Vadrio Dadda, dove un pensionato ha sparato uccidendo il ladro che era entrato in casa per rubare, il sindaco Bitonci ha detto che sta studiando un provvedimento per garantire il patrocinio legale e gratuito a chi spara ai ladri che entrano in casa. Abbiamo chiesto ai padovani cosa ne pensano. Se ha titolo per fare questo? Ma probabilmente no, non ha titolo. Da un punto di vista politico direi che sì, la cosa è accettabile. Che possa farlo da un punto di vista giuridico, ho qualche perplessità. Io sono contro la violenza di qualsiasi tipo, per cui mi spiace, ma non posso essere d'accordo. Ma guardi, come dire, ci sono anche tanti altri reati per i quali bisognerebbe avere questo tipo di assistenza, non si capisce per quale motivo solo per chi spara, no, al primo che apre la porta di casa propria, che sicuramente è una cosa devastante. Bene, sì, sono d'accordo. Io li sparerei pure io, sì? Fa bene. Solo sparare? Un po' di dinamite non ci va bene. Caso della Lega, è sconveniente che qualcuno si trovi indagato perché sono sempre situazioni molto delicate,
però allo stesso tempo ritengo che l'iniziativa sia giusta e coerente con quello che pensa la Lega. Bisogna vedere se il ladro è armato, bisogna vedere se il ladro ha intenzione di usare violenza su di noi, allora c'è una coerenza nella difesa di chi spara contro un ladro, ma a prescindere, andare lì e dire io difendo tutti quelli che uccidono il ladro perché è giusto, io a me sembra un orientamento politico. Allora, questi erano i padovani, alcuni padovani, la Podo Voltaire. E ha ragione la signora, cioè, quando viene un ladro dobbiamo predisporre qualche compito della provincia, un questionario, deve dire se ha intenzione di far violenza, se è armato, per regolarsi. Dico, pena nera però. Pena nera. Se la pistola giocata. Allora io volevo fare una dichiarazione politica, non so se poi Muraro se ne dispiace, io sono disposto a votare Renzi la prossima volta, se va bene i 35 euro per i falsi, come si dice, per i clandestini. Propoli. Ma almeno 20 per gli italiani, facciamo, cioè, ci accontentiamo anche di meno, perché abbiamo gente che ha bisogno, anche italiani, e non so se si è saputo. E a me mi viene, cioè, questi signori qua che vanno sull'altipiano e che poi non gli piace la pasta asciutta, no? Io quando faccio il turista, che pago io, se non mi piace vado via. Oppure vengono a Vittorio Veneto e non vedono la partita e devastano il centro di Vittorio Veneto come qualche mese fa è successo. Ancora più grave. Comunque, insomma, bisogna ridere per non piangere, perché questa è la situazione. Allora, se ti rubano in casa non ti puoi difendere, poi quando loro vengono condannati eventualmente non vieni, come si dice, rimborsato. Io ricordo solo una cosa molto semplice. Fino al 2001 a me non passava neanche per la testa di chiudere casa mia quando andavo a lavorare. Io chiudevo a chiave casa mia quando andavo in ferie, e prima ancora mi ricordo quando c'erano vivi i miei genitori, avevamo la chiave di casa che veniva appesa fuori, chiudevamo a chiave per via del vento, dopo la chiave aveva un chiodo fuori dalla porta. Dopo del 2001, al terzo furto, ho dovuto mettere l'antifurto, perché mi sono venuti in casa di notte mentre ero presente, io e i miei figli, e mi sono costati di più gli antifurti che i ladri, a dire la verità, perché antifurto va gestito, mantenuto, eccetera. Non so se si può chiedere un contributo alla provincia in questi casi qua, no? Però magari mi sono dimenticato, mi viene da ridere, scusatemi, io non posso difendermi a casa mia. Poi quando uno viene assaltato non sa come reagisce, perché non è che uno è preparato, no? Certo. Cioè c'è poco da fare, insomma, non c'è serietà. E la gestione dello straniero che arriva, attenzione, io sono contrario al razzismo e sono contrario anche al buonismo. Io non condivido certe espressioni eccessivamente, come si dice, muscolari. Però l'immigrazione, questi ragazzi che vengono qua cercano fortuna, l'immigrazione non è un diritto, è un'opportunità se c'è. E soprattutto si fa in punta di piedi rispettando le regole del paese dove si va. E poi è elementare, se non ti piace la pasta asciutta in Italia vivrai male sempre. Cioè, non c'è molto da dire, e bisogna fare i suoi conti prima. Non riesco a capire questo meccanismo che hanno i 5.000 euro per venire qua, o 3.000 o 1.000, che a casa loro sarebbe una cifra con la quale si impianta un'attività. Poi qui bisogna dargli anche l'argent de poche, cioè bisogna dargli la mancia giornaliera. Questa è una roba che non ho mai capito. È vero. Cioè, è tutto gestito così, una maniera che ci stanno prendendo per i fondelli. Oltretutto, e a spese nostre, 3 miliardi e 200 milioni di euro ha detto che abbiamo speso, sì. Che esattamente sono i soldi con i quali si risolveva qualche migliaio di casi o qualche milione di casi di necessità in Italia, insomma. Non riesco. Allora, torniamo dal sindaco di Mussolente, sindaco Montagnier, perché stasera lei è qui con Loris Marin, che è un suo concittadino, ci introduce lei al problema che sta affliggendo la sua famiglia, la famiglia di Marin? Diciamo che la famiglia di Marin, Loris, ci siamo già incontrati diverse volte in questo anno e mezzo. Diciamo che la problematica sua è una problematica che interessa la sua famiglia, interessa il fratello, e che noi come comune vogliamo assolutamente cercare di risolvere. Questo è quello che noi vogliamo fare, perché quando c'è una difficoltà psichica, fisica o di crisi anche economica, vorremmo riuscire a interagire, nel caso loro, le istituzioni, il sottoscritto, l'amministrazione, quindi la famiglia, ma anche chi
in questo caso è il protagonista è anche l'ASL, no? E quindi tutte quelle persone, l'istituzione ASL che ci può assolutamente dare una mano, anzi ci deve dare una mano per risolvere il problema del fratello di Loris. Ecco, sentiamo da Loris proprio nel dettaglio di cosa si tratta. Io vedo che dalla parte del centro salute mentale che è in questione non vedo grossi aiuti. Cioè non vedo tutte cose là ferme, anche per nominare un tutore, sono passati 6 mesi. Ecco, senta, ricominciamo dal capo, ci racconti bene, allora lei ha un fratello, quanti anni ha? 48 anni, 48 mio fratello. È un bipolare schizofrenico. Lui ha un'invalidità del 75%, percepisce 250 euro al mese, che non gli bastano neanche. Ecco, dove si trova? Lui vive a una casa sua. È una patologia, una patologia che richiede un'assistenza quotidiana. Lui prende dei farmaci ogni giorno e in più gli fanno una fiala al mese. Sì. Però non, cioè, lui deve essere seguito, secondo me. Deve entrare in una struttura dove possa trovare la tranquillità anche sua per la sua malattia. Certo. Perché io non è che posso fargli più di tanto, perché sì, dagli i farmaci, ma lui ha bisogno proprio di essere seguito, perché durante il corso della giornata ha vari cambiamenti di umore. Io sono a lavoro, non è che sia sempre presente, però la mia testa è sempre là. Cioè, queste persone qua non lo capiscono, queste cose. Beh, appunto, noi abbiamo visto anche qui sul territorio casi di terapie obbligatorie, no? Trattamenti anche improvvisi, imprevedibili, con persone che soffrono di patologie varie, spesso che riguardano appunto delle infermità mentali, insomma, no? E sono problemi serissimi e la mancata assistenza può comportare anche davvero delle situazioni rischiose per il malato, per gli altri. Quindi, no, Mirella, voglio dire, tu conosci bene anche il mondo così dell'assistenza sanitaria. Allora, per la prima volta questa sera sono molto contenta perché finalmente abbiamo sia la parte che chiede che la parte che deve rispondere, che è il sindaco. E sentire questo sindaco, che abbiamo parlato anche prima un pochino, è una persona che viene dal mondo del volontariato, questa cosa molto importante, e qua lo dico, perché ti fa avere quella sensibilità che poche persone forse hanno. E ha assicurato che da parte della sua amministrazione, e qui deve intervenire le ULS, giustamente come dice il sindaco, non è che il sindaco da solo dice domani ti metto in una struttura e risolvo il problema. Certo. Però noi busseremo a queste porte, perché ci devono dare delle risposte. Quindi teniamo presente che questa sta devastando la vita anche di questo fratello, perché andare via alla mattina e sapere che il fratello è in balia del mondo poi diventa un pericolo anche per gli altri. Certo. Ma allora noi vediamo che adesso Renzi dà i soldi ai partiti e noi poi vediamo queste persone, queste nostre famiglie che sono buttate là. Arrangiati, ma che discorsi sono? Ma allora ci sono o non ci sono sti soldi? Perché all'improvviso non ci sono, poi ricompaiono, poi c'è il tesoretto. Ma noi dobbiamo dare risposte alle nostre famiglie, ma chi se ne frega delle altre cose? Noi abbiamo bisogno di dare risposte serie, concrete, a queste persone che hanno la vita devastata da questa inconsapevole colpa di nascere così, di avere dei fratelli e dei parenti in queste situazioni. Questa persona qua ha questo fratello, che voi non lo vedete mai qua con noi, è come avere un bambino di 4 anni. Lo devi tenere per mano dalla mattina alla sera, devi dargli i farmaci, poi diventa un pericolo anche per gli altri. Se esce alla mattina e all'improvviso attraversa la strada e viene investito, quel povero disgraziato che lo investe, cosa subisce? Cioè, capite che qua in Italia non funziona un fico secco? E fico, dico una castagna, i fichi sono passati. Cioè, non funziona niente. Le cose che dovrebbero aiutare le persone, la gente. Cioè, come dice giustamente il Presidente Muraro, diamo lavoro agli altri e i nostri sono qua, chi dorme in macchina, al freddo, mica neanche in skate, c'è per l'autobus per andare. Dice, va a lavorare, dove vuoi lavorare che non vuoi neanche in skate? Neanche a bicicletta. Io devo dare la bicicletta a lui domani, perché non ha neanche una bicicletta. Ma vi rendete conto? E poi parlano di ripresa, che il mobile funziona, l'abbigliamento funziona, il tessile, la calzatura.
Ma benissimo, benissimo, ma vogliamo toccare anche noi con mano queste cose? Perché ripeto, se ieri io ho avuto 30, ripeto, nuclei in più di nostre famiglie venete con bambini, anziani che sono venuti a bussare alla porta della provincia per chiedere la borsa della spesa, questo mi fa molto riflettere. E poi dico, c'era una persona che è venuta mandata da un comune, cioè la mia mi manda, e chi gli manda? A Caritas, a Croce Rossa? Io non ho un contributo, io non prendo una lira da nessuno, devo andare a sacrificarmi, anzi il 13, 14, 15, e qua lo dico, saremo al Grifone a fare la raccolta, perché non ci basta più la roba del Banco Nazionale. Il Grifone a Bassano del Grappa, scusate. Perché non ci basta? Perché non do un mezzo chilo di pasta? Se sono in quattro in famiglia e devono andare avanti una settimana, cosa do? Mezzo chilo di pasta e una scatoletta di tonno? Cioè darò chi mangia qualcosa a sta gente? E perciò la sera i miei volontari fa, mamma mia, perché siamo devastati, siamo devastati. Perché comincia tu ad avere persone, 4, 5 bambini, riso, zucchero, cioè in maniera farà un po' di colazione questi bambini prima di andare a scuola, perciò la sera noi siamo devastati. Poi ieri non vi dico coperte, trapunte, cappotti, poi la roba, non butto via niente, se la roba ha qualche difettuccio la diamo ad altri, aiutiamo anche altre persone, abbiamo creato un giro pazzesco, perciò grande famiglia di Rete Veneta, aiutatemi. Perché come vedete dobbiamo andare avanti con la nostra solidarietà, grazie. È anche vero, se posso, che comunque le istituzioni, i sindaci, le amministrazioni devono comunque seguire le famiglie. Bravo. Quello che sta capitando nel nostro paese, oltre a loro purtroppo ci sono altri casi in questo senso, però le dobbiamo seguire passo passo, lo dobbiamo prendere per mano, anche nella responsabilità sia dell'amministratore ma anche della famiglia e anche dell'ASL. Esatto. In questo senso noi collaboriamo, stiamo collaborando abbastanza bene con l'ASL di Bassano e questo va dato atto. È logico che le responsabilità devono essere suddivise. Come dicevi tu Mirella prima, per quanto riguarda per esempio le persone, per fortuna abbiamo il volontariato, perché nel nostro paese persone, io dico, noi abbiamo due parrocchie, ma le due parrocchie raccolgono quintali di cibo e altro per riuscire a sostenere, certo, e a portare avanti questo, per non dire gli alpini e tutte le associazioni volontariate in questo senso. Per cui dico, a ognuno la propria responsabilità, ma tutte in maniera assolutamente concreta per riuscire evidentemente a lavorare tutti insieme e per riuscire a portare soprattutto speranza, perché quello che manca e che sentiamo in Loris, bravo, è la speranza. Noi dobbiamo dare speranza, come amministratori dobbiamo essere lì. Siamo quasi volontari anche noi, perché diciamo quasi che, però sindaco. Beh, sono volontari, sindaci come io, attualmente sono volontari. No, mi permetto una battuta col sorriso, ma la mia busta paga quando mi arriva a fine mese, ma non mi lamento, ma sono 600 euro. Ma intanto è sì, no, ok. Quindi da sindaco, da amministratore. Ma voglio dire, e quindi dobbiamo fare i conti evidentemente, certo, anche noi, ma rispetto a questo e dare speranza. Sai cos'è, sindaco? Quella cosa che più colpisce, però, quando i sindaci dicono io prendo 400, io prendo 600, è che i consiglieri regionali prendono 10.000, i parlamentari 14.000. C'è una differenza tra i primi cittadini che sono in trincea, che gli mettono il patto di stabilità, bravo, gli portano via la segreteria del tesoro. No, perché c'è questo? Perché chi fa le leggi pensa a sé, no? Allora Parlamento, Regione, okay, si fanno le loro leggi con i loro compensi, mentre chi è in trincea, sindaci e gli ex presidenti di provincia, perché i nuovi presidenti di provincia non prendono neanche rimborso spese, Allora, scusate, Simone Vinicolo, magari tornerà un'altra volta, adesso facciamo entrare anche Trentin, che è un altro disoccupato, però stia pure... Grazie molte per essere stato qui, si terrà in contatto con Mirella e quindi vediamo se riusciamo a trovare. Ah, io mi si è fatto tutti i volontari, direttore, non so cosa fare. Cioè vengono tutti a farmi, non mangiano, si vestono, cosa devo fare? Ecco, cos'è un esercito di volontari. Un esercito di volontari, farò quello, cosa devo fare? Brava, cioè diventano matti a stare a casa e allora vengono dalla Mirella. Brava Mirella. Ma rispetto, poi vedremo il Banco Solidale, come è andata la giornata ieri, però tornando alla sanità, no? Nella vicenda che ci raccontava Loris Marin, si innesta la guerra tra la regione del Veneto e
il governo sulla sanità, perché il ministro Lorenzin ha detto chiaramente l'altro giorno: qui noi le regioni le vogliamo prendere noi, la sanità delle regionali va centralizzata, quindi guerra aperta con Zaia e con Coletto, costretti poi a fare degli interventi che a volte, dicono tanti cittadini come a Bassano del Grappa, rischiano di penalizzare eccellenze della sanità, proprio che il Veneto ha fondato e su cui la sanità si basa. Sentiamo su questo, sulla sanità, su Italia la sanità, il parere dei trevigiani. Le infinite che si fanno per le cifre che devi pagare, solo andando privatamente riesci ad avere un servizio decente, per cui penso che sarà una grossa penalizzazione. Ma non lo so, non suona bene questa cosa. Sembra che tutto vada a rotoli, veramente, no, non è che, quindi no, non sono neanche informata, perché sembra che facciano di tutto per metterci i bastoni in mezzo alle ruote. Penso soprattutto che ci sarà più gente a fare le code, perché riducendo da 3 a 1, ha detto? Sì. Dunque già ci sono le code adesso, dopo ancora peggio. Il solito problema delle code, delle lungaggini, ecco, questo bisogna cercare sempre di migliorare. Con i delusi delle scelte della politica c'è poi chi dice di attendere i risultati del cambiamento seduto sulla classica riva del fiume. Vediamo questo cambiamento dove ci porterà. Io ho dei nipoti medici che sono già vengono inseriti all'ospedale, quindi non lo so. Perché tanto è inutile, poi vediamo cosa decide la regione e poi giudicheremo. Questo signore invece ha appena vinto la sua battaglia con il destino. Perché se vengo fuori proprio dalla situazione piuttosto grave e sono piuttosto tranquillo, diciamo. Perché quello che sarà dopo non lo so, che venga quello che venga. Nella sintesi di questa trevigiana, infine, la frustrazione di chi inerme subisce le scelte calate dall'alto. Il cittadino italiano non è uno che si ribella, brontola sotto pentola, così sotto coperchio, ma non prende delle decisioni di importanza. È più rassegnato o delusa? Beh, io sono delusa. Servizio di Anna Maria Parisi. Ieri abbiamo parlato, sono due giorni che lo facciamo, di una grande storia d'amore, che è stata quella dei due novantenni che hanno preso un taxi dall'albergo in cui vivevano ad Avano Terme, l'Hotel Venezia, mano nella mano, in taxi, sono andati all'ospedale dell'Angelo e lì consensualmente si erano messi d'accordo per farla finita, cioè per morire assieme, perché non sopportavano nemmeno l'idea che uno dei due morisse prima dell'altro, soprattutto la donna, la moglie novantenne. E dalle lettere che sono state lette dagli uomini della pubblica sicurezza, dal vicequestore che si è commosso, si è capito che è stata la donna a dire: io non voglio morire dopo di te. E lui ha risposto: ci penso io, amore. E in quell'ospedale, su una panchina, ha tolto la vita alla moglie e poi si è sparato. Abbiamo parlato di questo, Beatrice Marini, no? Sono delle storie veramente tremende, no? Perché c'è la tragedia, però non c'è l'odio della cronaca nera che raccontano le grandi reti, no? I bambini uccisi, gli strangolamenti, e lì che indugiano, no? Poi storie così drammatiche, terribili, ma che sono fondate sui sentimenti. Ecco, lei come vede questo nord-est in cui poi alla fine si vede che c'è la volontà di far del bene, si vede che c'è la voglia di mettere fine a una storia d'amore per non soffrire, per non far soffrire l'altro, come la vede? Allora, ne parlavamo prima anche con Mirella, che questa è proprio una storia d'amore, da film, no? E questi due signori, mano nella mano, hanno deciso anche di non essere un peso probabilmente per i familiari, per i parenti. Esatto. E hanno deciso, riflettendoci, di togliersi la vita in un posto dove loro si sentivano probabilmente accolti, dove loro si sentivano bene, accolti in mezzo alla gente. Allora, riprendendo da questo, accolti in mezzo alla gente, è il messaggio che anche noi come folcloristi della Pastoria del Borgo Furo vogliamo dare alle persone che si trovano in difficoltà: non farle sentire sole, ma assieme a noi, assieme ai nostri canti, assieme ai nostri balli, regalare un sorriso e speranza. Questo è molto bello, ha fatto bene a dirlo. Tra l'altro, Gianni Marini,
erano due persone che non erano schiacciate dalla crisi. Lui era un ingegnere in pensione, insomma, stavano economicamente bene, però lì a un certo punto hanno deciso di farla finita. Poi si può anche non condividere questa scelta, ma bisogna rispettarla, secondo me. Non so, come la pensa lei? Penso che, mi ricordo tanti anni fa, Presidente, prima che facessi quel bel restauro che hai fatto in provincia, che gli era chiamai dentro so che i reparti, e mi ricordo che andavo a suonare a Zampogna insieme con un altro mio amico, e stavo male 2 giorni, Presidente, per vedere che roba era, perché mi portavo allegria. Gli ero contento quando andavo dentro, cercavo del solida, ma quando che vedevo certi specchi, dicevano altri in dialetto, restavo male. Però gli ero contento dopo adesso andare, perché dico, al manco ho fatto qualcosa, che magari sarà poco, sarà una giosa sul mar, però qualcosa che abbiamo fatto per rendere un fiato contenti. Sì, cerchiamo di fare anche questa roba qua per far contenti la gente, del nostro piccolo cerchiamo di fare del nostro meglio, insomma, cerchiamo di aiutare questa gente che ha tanto bisogno. Mi sta trasmissione qua, ho visto tante volte, però sentire parlare di queste robe mi fa venire lacrime agli occhi. Speriamo che, dicevo prima, con il nostro piccolo riusciamo a fare qualcosa. Tra l'altro, prima ricordiamo che nella sede della provincia c'era l'ospedale psichiatrico. Ma non è neanche piccolo, perché loro hanno questi principi. Sì. Beatrice sta parlando veramente come una grande comunicatrice, no, veramente. Ma hai dei concetti, dei valori interni tuoi, che molto probabilmente tuo papà ti ha trasmesso, che sono grandissimi, perché quello che tu hai detto prima è una cosa che poche persone, non so se l'hanno capita interamente, nel profondo della tua sensibilità e intelligenza nel dire una cosa. Ma oltre che a far divertire la gente, tu le avevi visti direttore, non lo so, ma quanto bravi sono che portano le tradizioni, come suona la cornamusa, come ti fanno inserire nel contesto natalizio quando arrivano. Solamente una, permettimi il termine, una figata eccezionale. Bravo Presidente. Prossima volta magari vi esibite qui, sentiamo un po' di musica qui, non ci abbiamo pensato sul momento, ma lo faremo. Fabrizio Trentin, allora, è stato tante volte qui a Focus, una situazione molto difficile. Adesso lei è andato da Mirella nuovamente per la borsa della spesa. Allora, questo grazie a Mirella se riesco a mangiare, perché sennò. E poi il mio comune che mi dà una mano, sia per le bollette che un po' economicamente, però ricordiamo, non qual bastano. È il comune? Qual è il comune? Il comune di Sarcedo, provincia di Vicenza. Sarcedo. Ma il lavoro, niente, non si riesce a trovare. Il lavoro non si trova. No. Renzi continua a dire c'è ripresa, ma c'è ripresa, non si sa dove sia, no, non si vede. Non so se ci sta prendendo in giro o che lavoro se lo fa apposta, lei? Escavatorista e autista. Avevo, ero artigiano. Se, ah, lavorai in proprio? Sì. Però non è andata male, e le banche non hanno più. Il riflesso della crisi dell'edilizia, no? Cioè, anche qua una responsabilità del governo che ha bloccato completamente gli investimenti nelle opere pubbliche, no? Però dice, non so se ci sta prendendo in giro, se, cioè, tante volte ti chiedi se uno è deficiente o se fa apposta a esserlo, perché no. Se ci è o ci fa. Sì, ecco. Se si trovasse di fronte a Renzi, a Renzi piuttosto che a un altro primo ministro, dico per a calci, mandarlo a casa, perché dal mio punto di vista è un abusivo. Continuano a predicare di combattere l'abusivismo e hanno un abusivo al governo, non eletto da nessuno. Premettiamo che noi disoccupati non siamo i cittadini suoi, i suoi cittadini sono ben altri. Sono ben altri, siamo cittadini di serie A, B e C. Noi siamo i più colpiti perché no, non abbiamo niente. Non avete difese, non avete tutele. Come per esempio, Trentin, vediamo cosa è successo oggi per quanto riguarda gli esodati. Ennesima protesta, ma gli esodati sono sempre lì, che non hanno lavoro e non prendono la pensione.
Rischia di essere Treviso l'apripista a livello giudiziario del caso Esodati. Un 65enne seguito dalla CGIL ha ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza destinata a fare giurisprudenza. Non dovrà aspettare altri 2 anni e mezzo, come da calcolo in base alla riforma Fornero, per avere la pensione. L'INPS dovrà erogargliela da subito. È un importante obiettivo raggiunto, l'INPS comunque farà appello e quindi la battaglia non è ancora conclusa definitivamente, però è un primo passo che ci vede vincitori. Purtroppo da questo punto di vista il non dialogo con le organizzazioni sindacali di allora, nella fretta ci si è dimenticati di alcuni aspetti e ora li stiamo pagando tutti. Peccato che poi a pagarli siano sempre gli stessi. Quindi da questo punto di vista ieri almeno un po' di giustizia è stata fatta, per quanto parziale. Il sindacato spera che questo sia solo il primo di molti casi. Ci auguriamo che faccia giurisprudenza e ci aiuti in un'idea che noi stiamo promuovendo con forza di cambiamento della riforma Fornero in termini strutturali, per rendere più flessibile l'uscita verso la pensione. Probabilmente casi del genere non dovremmo neanche più far causa, ma gestirli nella normalità del rapporto con l'INPS. Ma quale strada dovrebbe imboccare questo cambiamento? Ipotesi se ne possono fare diverse, dice la CGIL. Di fatto non è sui tavoli dei tribunali che l'intero sistema va rivisto. Ma invece di continuare a fare salvaguardie, perché non possiamo modificare in maniera strutturale la riforma Fornero, in modo da garantire maggiore flessibilità in uscita e quindi la possibilità che le persone vadano in pensione quando decidono loro, all'interno chiaramente di parametri? Fare una roba del genere sarebbe ragionevole, non solo perché dai una risposta di equità e di giustizia ai lavoratori e ai futuri pensionati, ma probabilmente avere anche un criterio giusto per tutti e a quel punto anche un punto di riferimento, per evitare che la gente non sappia mai veramente quando si va in pensione. E questo era il segretario provinciale della CGIL di Treviso, Giacomo Ventrame, intervistato da Lina Paronetto. Allora Mirella, tra pochissimo torniamo dopo la pubblicità, vediamo com'è andata il Banco Solidale, hai tante cose ancora da raccontarci. Tanti. E ovviamente aspettiamo ancora i vostri sms, ce ne sono tantissimi, grazie, a tra poco.